Grazie Luca Arrigoni, buon pomeriggio. Vedete la diretta che stiamo seguendo anche noi di Obama Renzi. Andremo anche a vederlo poi Obama, proveremo, è qui al Colosseo vicino ai nostri studi. Alessio Villarosa, stato capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Finanze alla Camera. Cosa si diranno secondo lei Renzi e Obama, ma soprattutto cosa deve dire Renzi a Obama secondo lei? Secondo noi sicuramente deve farsi chiedere scusa. Scusa? Sì. Visto gli eventi accaduti sugli scandali NSA, dovrebbe chiedere scusa all'Italia, visto che abbiamo subito delle intercettazioni illegali, illegittime, e dovrebbero, secondo me, parlare anche di questo. Non possiamo far scoppiare certe bombe e poi far finta di niente. Questo è. Sicuramente parleranno della politica, sicuramente parleranno di Nazioni Unite e secondo me parleranno anche di F-35. Sugli F-35 voi avete fin dall'inizio una posizione molto noi abbiamo precisa, una posizione molto quella, no? Sì, rimane assolutamente quella, il piano per l'acquisto di F-35 va assolutamente cancellato. Pensare di mantenere le pensioni minime a 498 euro e poi acquistare 50 miliardi di F-35, capisce bene che è molto complicato. Oppure dire di dover eliminare... Non è un po' demagogico, perché poi a volte questi sono scambi commerciali, oltre che strategico-politici, no? Bisogna sì, anche dirlo, diciamo... Diciamo che una flotta sicuramente... Nel senso, io ti vendo gli F-35... ma a noi questo tipo di politica non piace. A noi questo tipo di politica non piace, a noi piace la politica coerente, coerente con la Costituzione parla chiaro, l'articolo 11 della Costituzione dice che l'Italia ripudia la guerra, andare ad acquistare degli strumenti che servono per fare attacchi e non difesa, perché insomma lo sappiamo tutti che gli F-35 servono per fare attacchi e non difesa, sono dei cacciabombardieri. Quindi non se ne capisce l'utilità. Va bene gli scambi commerciali, certo, ma non possiamo limitarci a questo. Vabbè, su questo la posizione è chiara. Come sempre nel nostro faccia a faccia si fa un po' il punto sulle notizie del giorno, comunque della settimana. Ieri l'abolizione delle province, voi avete votato contro, però perché? Perché è una finta abolizione delle province. Però a furia di dire che tutto è finto poi non si fa. No, ma non lo diciamo noi. Spesso e volentieri ci dicono: vabbè, ma voi chi siete per dire determinate cose? E noi gli tiriamo fuori dei premi Nobel, gli tiriamo fuori la Corte dei Conti, tiriamo fuori la Corte Costituzionale. Il finanziamento pubblico ai partiti, la Corte dei Conti ha detto che era illegittimo, ma lo dicevamo anche noi. Riguardo la devoluzione delle province, la Corte dei Conti ha detto chiaramente in un'audizione al Senato, e quindi qualsiasi cittadino che ci sta seguendo può andare su internet camera.it, senato.it, andare a ricercare l'audizione e scoprirà che la Corte dei Conti ha chiaramente detto che questa abolizione delle province non porterà nessun risparmio. Ma voi siete, anzi, però per l'abolizione delle province abbiamo nel programma, quindi le dice vanno abolite ma in un altro modo. Esattamente, vanno abolite, per essere chiari. Infatti le vorrei far riflettere su una questione. Spesso volentieri Renzi ha parlato di riduzione dei costi, fa determinate operazioni per ridurre i costi, elimina le province per ridurre i costi, elimina il Senato per ridurre i costi. Abbiamo dei dati certi e certificati da enti importantissimi, quello della Corte dei Conti, che ci dicono che l'abolizione del Senato non porterà alla riduzione dei costi, l'abolizione delle province non porterà a una riduzione dei costi. Allora diciamo le cose come stanno. Vogliamo cambiare la forma repubblicana? Vogliamo fare favori a qualcuno trasformando le città metropolitane? A proposito di forma repubblicana, scrivono in molti in queste ore che Renzi sta facendo tutto per allargare i poteri del Premier, del Presidente del Consiglio. Lui vorrebbe avere il potere di poter far dimettere i ministri e avere via libera, insomma, maggiore facilità nel fare le leggi. È una buona idea, comunque? No, voi parlate, insomma, siete un, assolutamente siete un no. movimento che ha un leader forte. Stanno svuotando il Parlamento delle proprie funzioni e dei propri poteri, in tutti i modi. Questa del super premier è l'ennesima modifica che serve solo ed esclusivamente poi a favorire la maggioranza. Ma se la maggioranza al prossimo elezioni saremo noi come Movimento 5 Stelle, cosa faranno? Stanno modificando per far cosa? Perché tanto non arriveranno primi, questo se è chiaro. Se voi vincete le elezioni europee, che è il primo step di questa vostra corsa verso o tutto o niente, come avete anche sostenuto, o chiederete che Renzi si dimette e si vada subito al voto? Chiederemo che Renzi si dimetta immediatamente e che si vada subito al voto, ma credo che lo faccia in automatico, perché è una persona che si è presentato al PD volendolo risollevare, al primo appuntamento elettorale va a perdere, quindi credo che sia moralmente dovuta. Questo se il Movimento 5 Stelle avrà almeno un voto in più del PD. Almeno uno. Se invece non sarà così, sarà una sconfitta a quel punto? No, perché noi è la prima volta che partecipiamo a un'elezione europea, quindi per noi sicuramente sarà un risultato.
Non può cercare. Privato, più tardi ci sarà la conferenza stampa, era prevista da qui a 5 minuti secondo il programma della visita, ma tutto è rallentato tra Vaticano, Quirinale, pranzo, Quirinale, colloqui con Giorgio Napolitano, quindi sicuramente più avanti ci sarà questa conferenza stampa che seguiremo. E allora, subito a Roma, comunque, per parlare di politica, con il nostro Luigi Galluzzo, Alessio Villarosa del Movimento 5 Stelle. La linea a te, Luigi. Grazie Luca Rigoni, buon pomeriggio. Vedete la diretta che stiamo seguendo anche noi di Obama Renzi. E andremo anche a vederlo poi, Obama. Proveremo, è qui al Colosseo vicino ai nostri studi. Alessio Villarosa, stato capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Finanze alla Camera. Cosa si diranno secondo lei Renzi e Obama, ma soprattutto cosa deve dire Renzi a Obama secondo lei? Secondo noi sicuramente deve farsi chiedere scusa. Scusa? Sì. Visto gli eventi accaduti sugli scandali NSA, dovrebbe chiedere scusa all'Italia, visto che abbiamo subito delle intercettazioni illegali, illegittime, e dovrebbero, secondo me, parlare anche di questo. Non possiamo far scoppiare certe bombe e poi far finta di niente. Questo è. Sicuramente parleranno della politica, sicuramente parleranno di Nazioni Unite e secondo me parleranno anche di F-35. Perché sugli F-35 voi avete fin dall'inizio una posizione molto noi abbiamo precisa, una posizione molto quella, no? Sì, rimane assolutamente quella. Il piano per l'acquisto di F-35 va assolutamente cancellato. Pensare di mantenere le pensioni minime a 498 euro e poi acquistare 50 miliardi di F-35, capisce bene che è molto complicato. Oppure dire di dover eliminare. Non è un po' demagogico, perché poi a volte questi sono scambi commerciali oltre che strategico-politici, no? Bisogna sì, anche dirlo. Diciamo. Diciamo che una flotta sicuramente. Se io ti vendo gli F-35. Ma a noi questo tipo di politica non piace. A noi questo tipo di politica non piace, a noi piace la politica coerente, coerente con la Costituzione. La Costituzione parla chiaro, l'articolo 11 della Costituzione dice che l'Italia ripudia la guerra. Andare ad acquistare degli strumenti che servono per fare attacchi e non difesa, perché insomma, lo sappiamo tutti che gli F-35 servono per fare attacchi e non difesa, sono dei caccia bombardieri. Quindi non se ne capisce l'utilità. Va bene gli scambi commerciali, ma non possiamo limitarci a questo. Vabbè, su questo la posizione è chiara. Come sempre nel nostro faccia a faccia si fa un po' il punto sulle notizie del giorno, comunque della settimana. Ieri l'abolizione delle province, voi avete votato contro, però perché? Perché è una finta abolizione delle province. Però a furia di dire che tutto è finto poi non si fa. No, ma non lo diciamo noi. Spesso e volentieri ci dicono: vabbè, ma voi chi siete per dire determinate cose? E noi gli tiriamo fuori dei premi Nobel, gli tiriamo fuori la Corte dei Conti, tiriamo fuori la Corte Costituzionale. Il finanziamento pubblico ai partiti, la Corte dei Conti ha detto che era illegittimo, ma lo dicevamo anche noi. Riguardo la devoluzione delle province, la Corte dei Conti ha detto chiaramente in un'audizione al Senato, e quindi qualsiasi cittadino che ci sta seguendo può andare su internet camera.it, senato.it, andare a ricercare l'audizione e scoprirà che la Corte dei Conti ha chiaramente detto che questa abolizione delle province non porterà nessun risparmio. Ma voi siete, anzi, però per l'abolizione delle province abbiamo nel programma. Quindi le dice vanno abolite, ma in un altro modo. Esattamente, vanno abolite, per essere chiari. Infatti le vorrei far riflettere su una questione. Spesso volentieri Renzi ha parlato di riduzione dei costi, fa determinate operazioni per ridurre i costi, elimina le province per ridurre i costi, elimina il Senato per ridurre i costi. Abbiamo dei dati certi e certificati da enti importantissimi, quello della Corte dei Conti, che ci dicono che l'abolizione del Senato non porterà alla riduzione dei costi, l'abolizione delle province non porterà a una riduzione dei costi. Allora diciamo le cose come stanno. Vogliamo cambiare la forma repubblicana? Vogliamo fare favori a qualcuno trasformando le città metropolitane? A proposito di forma repubblicana, scrivono in molti in queste ore che Renzi sta facendo tutto per allargare i poteri del Premier, del Presidente del Consiglio. Lui vorrebbe avere il potere di poter far dimettere i ministri e avere via libera, insomma, maggiore facilità nel fare le leggi. È una buona idea, comunque? No, voi, tra l'altro, insomma, siete un, assolutamente no. Un movimento che ha un leader stanno svuotando il Parlamento delle proprie funzioni e dei propri poteri, in tutti i modi. Questa del super premier è l'ennesima modifica che serve solo ed esclusivamente poi a favorire la maggioranza. Ma se la maggioranza al prossimo elezioni saremo noi come Movimento 5 Stelle, cosa faranno? Stanno modificando per far cosa?
perché tanto non arriveranno primi, questo se è chiaro. Se voi vincete le elezioni europee, che è il primo step di questa vostra corsa verso o tutto o niente, come avete anche sostenuto, o chiederete che Renzi si dimetta e si vada subito al voto? Chiederemo che Renzi si dimetta immediatamente e che si vada subito al voto, ma credo che lo faccia in automatico, perché è una persona che si è presentato al PD volendolo risollevare, al primo appuntamento elettorale va a perdere, quindi credo che sia moralmente dovuta. Questo, se il Movimento 5 Stelle avrà almeno un voto in più del PD. Almeno uno. Se invece non sarà così, sarà una sconfitta a quel punto? No, perché noi è la prima volta che partecipiamo a un'elezione europea, quindi per noi sicuramente sarà un risultato. Ma siete un po' cerchio bottisti in questo caso, no? No, nel senso che anche quando abbiamo partecipato alle elezioni nazionali nessuno parlava dei voti che aveva perso. Diceva il PD di essere arrivato primo, ma non parlava di quanti voti aveva prima alle scorse elezioni. Il PDL è la stessa cosa. Tutti quei voti sono finiti a noi, quindi per noi è stata una vittoria. Certo, se andassimo, non riuscissimo a ottenere un risultato, non riuscissimo ad arrivare prima alle europee, ci rimarrei male, perché dopo tutte queste azioni che abbiamo messo in piedi sia alla Camera che al Senato, dopo aver mostrato la nostra coerenza e riuscire ad arrivare primi, mi dispiacerebbe. L'Italicum va approvato comunque per avere un sistema elettorale in cui uno vince o uno perde, o no? Restate profondamente proporzionalisti. L'hanno detto tutti. Ma io amo ripetita. L'hanno detto tutti i costituzionalisti. È una legge che al 99% verrà nuovamente dichiarata incostituzionale. Io però volevo arrivare a un punto. Sì. Col proporzionale è molto difficile, se non impossibile, che voi possiate governare da soli. Non è vero. E quindi si riproporrebbe il problema. Non è vero, perché io sono convinto di una cosa. Che se noi arriviamo primi, e non con quel famoso 51% che spesso... Vabbè. Disinformando stanno andando a dire in giro. No, basta, se voi arrivare siete il primo partito e quindi vi spetta l'incarico. Mi scommetto davanti a lei e a tutti i cittadini che ci daranno la fiducia. Ma ce l'avreste una persona da spendere per la presidenza del su Consiglio, visto che Renzi è casaleggio? Non mi tirerà niente mai su questo, perché decidiamo sempre alla fine. Neanche se le chiedo di essere breve e circonciso. E anche su questo le chiederei, è stato un errore così? No, ma in realtà io glielo dico perché so che hanno un po' crocifisso. Sì. Stupidamente, anche perché era un bellissimo intervento. Che ci è rimasto anche male, in realtà è un cittadino molto valido. Insomma, è un cittadino validissimo, ha fatto il lavoro in commissione, è capo per la commissione del lavoro, lavora benissimo, Davide Tripiedi, lavora veramente. Si può sbagliare, lo dico un partito che spesso usa però l'arma, come dire, anche dell'invettiva personale. Allora, è vero, questa volta tocca a voi, forse è il caso di non posso assolutamente assicurare per un errore del genere, sì, non mi permetterei mai di crocifiggere, anche perché si vedeva chiaramente che era stato preso dall'emozione. Infatti l'intervento si è corretto immediatamente, a differenza di qualcun altro, si è corretto immediatamente e ha fatto un intervento bellissimo. Infatti inviterei le persone a valutare tutto l'intervento e non il piccolo errore iniziale. Certo, stiamo andando molto velocemente perché sta per finire il nostro tempo. Sì. Non vediamo ancora per la verità Renzi e Obama, ma ci sono altri argomenti sulla spending review di Cottarelli. Per questo Renzi ha detto, poi sono io che decido. Per questo voi siete comunque una buona cosa, tagliare, no? Assolutamente, tagliare le spese improduttive, le spese inutili. Alcune misure, io devo spezzare una lancia, misure all'interno della spending review di Cottarelli sono interessanti. Sono se molto interessanti. Al governo voi terrete Cottarelli. No, non terremo Cottarelli, però probabilmente alcune sue misure le prenderemo in considerazione. Alcune le avevamo anche noi. Proprio identiche alle sue. Saremo un pochettino più aggressivi rispetto a Cottarelli, questo è poco ma sicuro. Velocissimo, se Napolitano dovesse lasciare, ha detto che prima o poi lo fa, magari dopo l'Italico. Dicono di sì. Voi ce l'avete un nome per la presidenza della Repubblica? Anche faremo sempre lo stesso, ma non è che io lo voglio dire, attenzione, abbiamo sempre fatto come possono vedere i cittadini, delle parlamentari, delle presidenziali, sicuramente chiederemo ai cittadini e agli iscritti al nostro blog, quindi non glielo posso dire perché anche io non sapevo, non potevo mai immaginare i nomi che sono usciti alle vecchie presidenziali. Noi abbiamo un gioco, un pennarello rosso e uno verde, pennarello rosso verde per chi?
Ok, vabbè, rosso sappiamo benissimo per Renzi. Renzi, rosso non c'è. Verde? È verde... Ah, non lo sa. Verde glielo diamo a Beppe, no? Se lo merita, vabbè, per tutto quello che ha fatto. Anche se si fa pagare adesso per gli spettacoli cominzi. Che no, ma lui farà delle tappe, ecco, specifichiamo e precisiamo, perché lui farà comunque delle tappe con noi. Quello è uno spettacolo che giustamente non una persona... Un po', non ne approfitta, no? Guardi, sono 6 o 7 anni che non fa spettacoli. Un uomo, io vorrei vedere lei dopo 6-7 anni che non fa televisione se non le viene... Non ce l'ho, ma Pennarello arancione do io a Beppe. Lei arancione, grazie ad Alessio Villarosa anche per la simpatia. La linea può tornare a Luca Rigoni.